e oggi abbiamo riso egiziano, gamberoni e patatine fritte. Stasera cena tranquilla con patate, pollo, patate e riso. Buongiorno, oggi colazione leggera come al mio solito. Oggi mangiamo il falafel e il french toast col ketchup. E poi andiamo al cesso perché mi cagherò in mano fortissimo probabilmente. Oggi a colazione veramente mi spreco. Allora ho preso una montagna, direi, di crepes con cioccolato fuso e zucchero alla cannella e poi una micro briochina giusto per schifare fino in fondo. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, niente raga, sul mare tira un vento atroce, veramente atroce, e quindi pure oggi si piglia il sole in piscina. Yeah! Pranzo time! Allora, manzo brasato, pollo al curry, patate fritte e riso allo zafferano, decisamente poche proteine. Buonasera, orario di cena. Allora ho preso il goulash di carne, strane zucchine barra peperoni ripieni con riso, dopo patate orientali, patate fritte e patate dolci. In sostanza le patate non mancano nell'alimentazione di un pixel. Raga, questo vi devo assolutamente mostrare, mi sono innamorato assolutamente di sti robi. Praticamente è pita farcita con pollo e verdure. Ed è tipo la cosa più buona del mondo per ora che abbia mai assaggiato in questo posto. Quindi wow. Vi proverò probabilmente a rifare a casa in un video, ma darò fuoco alla cucina. Così sicuramente. Buongiorno, oggi penso sia la penultima colazione. Abbiamo i falafel con il ketchup e poi una montagna, letteralmente una montagna di pancake. Lions gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand. Pranzo time, allora abbiamo vermicelli col pollo, pollo alla griglia che sembra molto molto appetitoso e patatine fritte e salsa, salsa che non conosco. Buonasera, ultima cena, allora abbiamo il riso messicano, le patate fritte e le fajitas di pollo. Poi ovviamente salse varie ma poco interessanti. Buongiorno, è mattina prestissimissimo, come potete vedere, spero. E siamo venuti a vedere l'ultima alba perché questa mattina verso le 11:30 si parte per tornare in Italia. Savannah, I'm coming home, Savannah.
colazione. Allora, una montagna, potete vedere quanti sono, di pancake e poi moccaccino. Ok, tutto è iniziato una settimana fa, qua dalla mia camera. Una settimana fa ho deciso di iniziare la No Internet Challenge per una settimana. Quindi No Internet Challenge Week. E direi che questa challenge si può dire completata al 100%. Sono molto orgoglioso perché io veramente sono dipendente da internet, nel senso che lo uso da quando mi sveglio a quando vado a dormire. Seri. E lo sapete, perché se mi seguite anche sugli altri social sapete che sono sempre lì pronto a rispondervi. E detto questo, direi che è giunto il momento di riattivarsi e di ritornare al mondo tecnologico. Ma prima di farlo, vi ricordo di iscrivervi al canale, sia quello YouTube sia quello Twitch, sempre 98 megapixel su Twitch, di iscrivermi alla mia pagina Instagram, 98megapixel-official, e al mio canale Telegram, 98 megapixel scritto tutto in lettere, perché Telegram è molto simpatico e non permette di avere i numeri dentro al nome. Bene, c'è anche la pagina Facebook se volete seguirmi, però vabbè, dettagli. Detto questo, iniziamo a riattivare le cose elettroniche, partendo dal nostro modem. Caro modem, bentornato nella vita. Sei connesso? Sì, sei connesso. Ok. Dopodiché, interruttore generale che voi tanto non vedrete mai nella vita. E si alimenta tutto, dovrebbe attivarsi il computer se acceso. Alexa ci degna di il suo sguardo? Ciao Alexa! E ora direi il nostro caro, carissimo, adorato telefono. Pronti? E quante notifiche stanno arrivando? Ma aspetta! No, aspetta!